L'invito oggi, anche per il nostro cammino di Quaresima, è a fare in noi e attorno a noi più casa e meno mercato, pregando prima di tutto nel confronto con Dio, pregando tanto come figli che senza stancarsi bussano fiduciosi alla porta del Padre, non come mercanti avari e diffidenti. E poi, prima pregando, poi diffondendo fraternità. Ce n'è bisogno di tanta fraternità. Pensiamo al silenzio imbarazzante, isolante, talvolta addirittura ostile, che si incontra in tanti luoghi. Chiediamoci allora, prima di tutto, com'è la mia preghiera? È un prezzo da pagare o è il momento dell'abbandono fiducioso dove non guardo all'orologio? E come sono i miei rapporti con gli altri? So dare senza aspettare il controcambio? So fare il primo passo per rompere i muri del silenzio e i vuoti delle distanze? Queste domande dobbiamo farcela noi. Maria ci aiuti a fare casa con Dio, tra noi e attorno a noi.